Andiamo avanti con un film che rientra nell'autunno comico e melanconico e che mi ha sorpreso, che è Una birra al fronte, aka The Greatest Beer Run Ever, su Apple TV Plus. Regia di Peter Farrelly, sceneggiatura Peter Farrelly, Brian High Q Curry, Pete Jones, tratto dal libro di Chick Donahue, JT Molloy, cast Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Ruby Serkis, Jake Peking, Kyle Allen e Archie Renault. Allora, come dicevo, tratto da una storia vera, Peter, scusate, Farrelly, regista di Scemo più scemo, Tutti pazzi per Mary, Io, Me, Irene, ma soprattutto Green Book, molti di voi lo ricorderanno per Green Book, ora si cimenta in quest'altra storia vera che è Una birra al fronte. Trama, molto velocemente. Siamo negli anni 70, scenario guerra del Vietnam, e questo John Cheeky Donahue è un perdigiorno, che non si è neanche diplomato alla high school, che si spacca tutto il giorno di birra in questo pub gestito da questo The Colonel, che è diciamo un arcigno Bill Murray, vecchio veterano di guerra, in questo quartiere di New York, molto suburbs, che si chiama Inwood, e preso dai contrasti sociali del Vietnam, le spaccature della società, tipo la sorella è molto più hippie, protesta contro la guerra, nelle notizie che arrivano che sembrano delegittimare la guerra in Vietnam e quello che stanno facendo, in un impeto alcolico, questo Cheeky Donahue dice: per sostenere i nostri ragazzi, porterò a loro, andrò in Vietnam, mi imbarcherò come. Lui è uno a quanto pare che lavora sulle navi, mi imbarcherò per portare a loro della birra. E parte con questo borsone pieno di lattine di birra per andare in Vietnam e portare la birra agli amici del suo quartiere, visto che alcuni stanno arrivando notizie che muoiono, mandano a casa le salme, eccetera, eccetera. Allora dice: per quelli a cui voglio più bene, tra i quali uno dei suoi migliori amici, vado a fare questa cosa. Ora, il film è una dramedy, ok? È una commedia, ma anche molti elementi drammatici. Fate conto che il protagonista, anche per come è raccontato, anche per come potreste vedere il trailer, sono andato a guardare, potrebbe sembrare il protagonista demenziale di un qualsiasi appunto film demenziale anche di Farrelly. In verità qua il racconto si tiene molto a freno, nel senso che essendo una dramedy cerca di mediare gli elementi demenziali sono quasi assenti, sono elementi comici, più che altro elementi comici. Insieme a dei momenti molto 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 drammatici e appunto non cerca l'esplosione del demenziale, ma cerca di tenere tutto molto sul livello più accettabile di banale come banale, cioè di semplice commedia, perché poi devono arrivare degli elementi emotivi e degli elementi morali che se ci fosse il demenziale di mezzo non funzionerebbero. Il protagonista, la cosa interessante che mi è piaciuta è che il protagonista è un viziato, cioè il protagonista è molto in linea con quello che siamo noi oggi, cioè è viziato, è ingenuo, è instupidito dal mondo che lo circonda e dal suo benessere più che altro, perché lui alla fine può permettersi di fare il perdigiorno, andare a lavorare in una nave per qualche mese, poi tornare a casa, dormire fino alle 11 dopo che si è ubriacato con gli amici e vivere così. Ancora a casa dei suoi, cioè è molto questo tipo di personaggio, instupidito dalla possibilità di poter fare questa cosa, che non si è neanche iscritto, diciamo, per andare in guerra, che non ha nessun obiettivo nella sua vita e che è molto nazionalista, molto americano-centrico come pensiero, perché è quello che ha attorno, anche in base alle frequentazioni che ha e via discorrendo. E ha un'opinione molto forte sulla guerra in Vietnam, pur non sapendone niente. La cosa interessante è che questo protagonista è un grimaldello perfetto, perché anche noi siamo così. Parliamo della guerra su Twitter, gente che la nega, gente che dice ma non arrivano mai buone notizie, che è quello che loro continuano a dire. I media ci danno sempre cattive notizie, vergogna, dovrebbero sostenere. E tu dici sì, ma che buone notizie devi dare? La guerra, imbecille. E noi siamo un po' così, siamo a casa nostra, da Twitter possiamo parlare di guerra nucleare come se fosse una cosa che
ma non ha conseguenze, ti preoccupare, vai tranquillo. Cioè, possiamo parlare di cose terribili, dire cose orribili nella sicurezza di casa nostra, col vizio assoluto, possiamo dire queste cose tra un tempo e l'altro, di un derby, di una partita di calcio, e non ce ne frega niente, mentre guardiamo una sitcom, mentre guardiamo una serie TV su Netflix, e va bene così. Cioè, siamo molto addormentati da questo punto di vista, perché viviamo in un benessere straordinario e si spera che possa aumentare, che nessuno di noi debba vedere la guerra, questo si spera vivamente. Però il film vuole, tramite questo racconto vero, tramite la guerra del Vietnam, che è stata criminale, perché gli Stati Uniti hanno combattuto una guerra criminale, perché combattevano contro donne, bambini, e in questo senso la cosa che mi è piaciuta è che, ecco, tecnicamente Farrelly, vabbè, lo dico dopo, perché non si tira indietro da questo punto di vista. Il film cerca di raccontare come l'estremizzazione dei nazionalismi crea dei veleni che poi intaccano i media, rendendoli quasi antagonistici verso di noi, perché questa cosa, i media si hanno sempre cattive notizie, i media sono... Questo lavoro contro i media è partito da allora e da una grossa distanza, perché non si voleva ammettere di essere nel torto, perché non si voleva ammettere di essere passati da quelli che salvavano il mondo dai nazisti a quelli che stanno ammazzando donne e bambini e stanno combattendo contro, a tutti i fatti, un esercito di non soldati del tutto, e che all'America, cioè, sostanzialmente non è che stavano facendo tutti questi danni, anzi, e che hanno combattuto una guerra in modo scellerato. In tutto questo, Farrelly, il lapsus, scusate, Farrelly riesce anche ad avere una certa grazia. Cioè, c'è una scena che mi ha colpito molto, che vede Zac Efron a contatto con una bambina, che riproduce anche certe cose, effettivamente certe immagini che chi ha studiato semplicemente a scuola dell'obbligo certe cose avrà magari anche visto sui libri di scuola, però che fa capire allo stesso personaggio, che siamo un po' noi, un po' tutti noi, che vedendo certe cose si rende conto di come le cose siano più complesse, di come siano più stratificate, di come chi va in guerra sia un eroe ma stai buono fino a un certo punto, di come determinate cose funzionano, di cosa arriva a fare un governo semplicemente perché si crede avere un certo potere, cose orribili che arriva a fare, di cosa significa. Cioè, al momento in cui c'è questa scena con una bambina si placa tutto. Il film cambia per un secondo linguaggio, sottrae, lascia parlare altre cose, come in altri momenti in cui succede una determinata cosa che segna molto il buon Chiki, il modo in cui ti viene rappresentato non è per spettacolarizzare, ma è per darti un forte impatto e dare uno schiaffo anche a te. È un film che poi soprattutto nel secondo atto e alla fine nel terzo atto ti mostra la guerra un po' per quello che è, senza mostrare eccessivamente il sangue, senza andare nelle cose magari troppo spiacevoli da vedere, ma mostrandoti quello che serve attraverso l'occhio di Chiki per farti capire che cos'era il Vietnam in parte, ma più che altro per farti capire cosa significa quando parliamo, cosa vuol dire quando parliamo di determinate cose senza alcuna conoscenza. E di quanto sono importanti i media in tutto questo. Cioè, dovremmo essere contenti, i media ci raccontano delle brutte notizie, ok, ma va bene che ce le raccontino, cioè è giusto anche che impariamo a riceverle, perché dobbiamo sentirci dire certe cose. La cosa è che, ecco, per quanto Farrelly sia molto bravo a fare queste cose, il film secondo me non è un nuovo Green Book. Cioè, non è un film, per quanto siano delle belle immagini, per quanto il personaggio del corrispondente, del giornalista come Russell Crowe, è un bellissimo personaggio, è un film che funziona o non funziona. Cioè, nel senso che è un film incredibilmente semplice, e va bene che lo sia, perché non c'è bisogno di essere troppo complessi per spiegare determinate cose, però ha il pregio di scegliere una storia molto facile per raccontarti qualcosa di molto più stratificato e complesso. Nel totale è un film molto semplice, nulla di trascendentale, però di buon intrattenimento, che
mi ha ammutolito e tenuto molto attento in diverse situazioni, soprattutto nella seconda metà del film, quindi metà del secondo atto e tutto il terzo atto, mi ha tenuto molto attento perché anche a livello emotivo ti coinvolge, pur senza mostrare niente di particolarmente scioccante, ma le cose che succedono a Chicky, determinate cose alle quali ti affezioni che poi ti fanno un po' male, ti danno dimensione di quello che Farrelly vuole dire con questo film. E io ho trovato molto lodevole lo sforzo che ha fatto. Il problema, secondo me, è che essendo su Apple TV Plus lo vedranno molto pochi. A me dispiace che questa piattaforma non sta arrivando così tanto, non se ne parla così tanto dei suoi prodotti, ha dei prodotti validissimi. Ogni tanto devo leggere degli articoli demenziali. Ah, finito di vedere Ted Lasso, cosa guardi? C'è un sacco di roba validissima, ne ho parlato in passato, Midi Quest, ora devo recuperare Severance visto che finalmente ho un nuovo Apple TV Plus e me l'avete consigliato in tanti, The Morning Show che avevo iniziato e che continuerò, c'è tanta roba molto interessante su Apple TV Plus, molto valida sia di film che Coda, stesso Coda era Apple TV Plus, e questo film negli Stati Uniti è andato anche al cinema, da noi ovviamente no, però è un film molto valido, se avete Apple TV Plus io vi consiglio di vederlo. Moderate le vostre aspettative perché ovviamente non è un altro Green Book, però è un film che funziona, ha delle sue ingenuità, diciamo così, perché non è un film trascendentale, non lo era neanche Green Book, ma Green Book funzionava molto, aveva anche un piglio della storia molto diverso, molto più dinamico, che aveva determinate componenti che erano interessanti, però è un film che ha perfettamente la sua dignità e che secondo me vi intrattiene molto bene e vi racconta anche qualcosa molto bene, per quanto sia semplicistico in tutti i concetti che esprime. Ecco, non è, ripeto, trascendentale. Però una birra al fronte, The Greatest Beer Run Ever, secondo me Peter Farrelly ha fatto un altro buon film. Non è disprezzabile. Ho letto qui e là qualche critica americana, la solita retorica sui film del Vietnam, raga, ancora il grudge, ancora il muso lungo perché la guerra del Vietnam, ci avete fatto una figuraccia, io andrei un attimino, la supererei questa cosa, effettivamente è stata una porcata, c'è poco da moralizzare, possiamo perdonare, come, però avete fatto una figuraccia.